Buongiorno a tutti e eh, direi che possiamo iniziare con il giusto ritardo, vi terremo occupati credo per un'ora e mezza, poi avremo un quarto d'ora o una mezz'ora per le giuste domande, eh, quindi cercheremo di essere relativamente snelli nonostante la materia non si presti più di tanto. Però insomma siamo arrivati, eh. ormai manca, manca un mese, poco più all'inizio di questa MIFID, se ne è parlato tantissimo, almeno per quanto riguarda i professionisti, se ne è parlato secondo me e credo anche secondo i nostri ospiti, secondo tutti noi, molto meno per quanto riguarda alcune categorie, e mi riferisco naturalmente in, part in particolare ai private banker, eh, non c'è stato un incontro di questo tipo dedicato, eh, dedicato al mondo dei private banker, lo facciamo adesso a un mese dall'avvio, dovrebbe essere ormai ufficiale anche se c'è qualcuno che parla di, di dilazione di MIFID 2 eh, però insomma è arrivato il momento di, di farlo anche perché ora o mai più eh, per farlo abbiamo oggi un gruppo di persone che eh, sicuramente conoscerete che si occupano da vicino di, di questo mondo e questo panel a mio avviso ha un grande vantaggio mh, per chi mh, cioè dà un grosso beneficio per, per noi che ascolteremo perché è molto diversificato. Quindi non abbiamo solo il private banker, eh, abbiamo l'asset manager, abbiamo eh, l'emittente di, di ETF, abbiamo chi ha anche una competenza eh, assicurativa. Eh, quindi ci, ci considera secondo me di esplorare veramente a 360 gradi, eh, tutto molte quantomeno delle novità che ci aspettano da, da qui a un mese e probabilmente anzi in realtà da qui a tre anni perché poi noi parliamo sempre di mifid inizia domani mifid inizia fra un mese poi le ricadute ovviamente saranno ancora di più fra, fra tre anni che non quel giorno questo sono io il giorno in cui ho finito le vacanze ovviamente <ride> come potete notare dalla, dalla, però purtroppo chi fa le slide ha scelto questa foto eh, sono direttore di Forbesitalia.com, che è il sito internet di Forbes, dell'edizione italiana di Forbes, che forse avete trovato all'ingresso e che è in, in edicola da un mese, quindi e lo sarà per tutti i mesi. Eh, questo è il nostro tema di oggi: l'impatto di Mifid 2 sull'industria italiana del private banking secondo quanto ci siamo detti. Eh, passo a presentarvi i nostri ospiti di oggi. Okay. Paolo Gianferrara, responsabile del Wealth Management di Solution di BNL, BNP Parivà, Private Banking. Daniela Usai, Senior Relationship Manager di tutti, Marco Caldana, Presidente di Farad Group. Antonello Sanna, CEO di SCM Sim. E Emanuele Bellingeri, responsabile per l'Italia di iShares. Ok, eh, direi partiamo con, con la prima domanda, a questo punto che rivolgerei proprio al dottor Caldana. Eh, cioè, la prima domanda è sostanzialmente una presentazione, eh, credo sia giusto anche per chi, per chi ci ascolta che molto brevemente eh, si, riesca, eh, si riesca a inquadrare la, la, la persona e appunto con che ruolo ci dirà le cose di oggi. Buongiorno, alcuni di voi mi conoscono sicuramente, alcuni più giovani magari meno. Sono Marco Caldano, ho fondato il gruppo Farad nel 2001. Siamo oggi un gruppo indipendente che opera in diversi mercati europei, da un lato da Lussemburgo verso l'Italia passando dalla Svizzera e da Lussemburgo andando verso la Francia e UK. Siamo oggi una struttura indipendente che offre i servizi o meglio, servizi B2B, non, una, una, non ci occupiamo della clientela diretta finale, ma ci rivolgiamo a fornire servizi indipendenti a società come la vostra, a banche, istituzionali, proprio per cercare di eh, risolvere il problema dei costi, il problema delle opportunità, della specializzazione. E oggi noi siamo su un servizio eh, assicurativo, molti ci conoscono per la parte assicurativa di Fire International. Asset management, facciamo un portafoglio di modello per banche, facciamo third party manco per fondi di investimento, sempre cercando di fornire un servizio di qualità indipendente B2B. Questo è in poche parole è quello che facciamo eh, oggi noi. Ehm, ho scoperto eh, che eh, la MIFID fa paura a molti, ehm, se ne parla come un terrore secondo me invece è una grande opportunità eh, perché permette di ripensare i processi, permette di avere uno scambio di idee, permette di trovarci tutti insieme come oggi a parlare di opportunità che si possono avere sul mercato e, e credo che eh, ci, oggi la, la vera sfida sia quella di poterci eh, confrontare e oggi sono contento di essere qui con voi per poter comunque scambiare qualche idea. E dopo ci spiegherà meglio sicuramente. Io seguirei a questo punto l'ordine delle poltrone con il dottor Gianferrara. Allora, buongiorno, sono Paolo Gianferrara, ehm, responsabile Wealth Management Solution eh, di BNL eh, Gruppo BNP Paribas. Eh, allora, a livello del private banking abbiamo cambiato da poco il nome del mio dipartimento perché eh, mi chiamavo prima responsabile dei prodotti e servizi, che è molto più eh, mainstream diciamo come nome, e l'abbiamo fatto apposta di cambiare i termini in Wealth Management Solution perché eh, ci orientiamo oggi verso un approccio di soluzioni di gestione di patrimonio. Di patrimonio che vadano dal settore non finanziario, quindi tutto quello che è wealth planning e scoperta dei bisogni del cliente e eh, trovare delle soluzioni appropriate anche nel settore non finanziario e poi il classico settore finanziario con eh, l'advisory e le gestioni patrimoniali. Allora, ho, ho, ho sottolineato BNL, gruppo BNP Pe Paribas perché nel nostro modo di lavorare siamo molto trasversali con il gruppo BNP Paribas e con la business line Wealth Management in particolare e oggi come oggi lo vedremo nel seguito dell'incontro, delle tematiche come MIFID 2 eh, sono l'occasione per vedere che eh, quando si ha dietro un gruppo come il nostro è una comunità che ha già riflettuto, che ha già vissuto eh, Mifid 2, o eh, Mifid 1 molto spinto diciamo, eh, è, un, un, è per noi un grande arricchimento perché non partiamo da zero ma possiamo capitalizzare sulle best practice dei, dei colleghi. Benissimo, la dottoressa Usai. Di nuovo buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per la voce, ma sono riduce da una laringite acuta, quindi scusate veramente tanto. Io rappresento Candriam, eh, mi occupo dello sviluppo della distribuzione sul mercato italiano per questa società eh, di gestione paneuropea. Nata nel 1996. Eh, anche se dal 1996 al 2014 Candram aveva un altro nome, si chiamava Dexia Asset Management. Dexia Asset Management è stata acquisita quattro anni fa da un colosso assicurativo americano quale New York Life. New York Life sostanzialmente non ha apportato nessun tipo di modifica alla struttura manageriale di gestione. Di Dexia Asset Management se non eh, semplicemente ribrandizzando la società stessa. Candriam è un acronimo che significa Conviction and Responsibility in Asset Management. Convinzione e responsabilità sono due temi per noi fondamentali. Eh, in Italia, così come in Europa, offriamo servizi di eh, gestione, offriamo fondi, fondi attivi, fondi passivi, copriamo quasi tutte le asset class. Non abbiamo solo la quantità ma abbiamo anche la qualità in quanto l'84% dei nostri comparti vengono riconosciuti da Morningstar con eh, massimo rating. Eh, diciamo che la struttura a livello europeo ma anche a livello italiano ha raggiunto risultati importantissimi per quel che riguarda il mercato degli istituzionali in quanto siamo il primo gestore estero per numero di mandati sui fondi pensione negoziali italiani. Eh, da Qualche anno stiamo sviluppando anche il mondo della, della distribuzione con un buon successo, eh, abbiamo diversi accordi di collocamento, abbiamo una pipeline molto, molto importante, grazie sia diciamo, ai eh, fondi che gestiamo, quindi alla qualità dei, dei fondi stessi, alla qualità gestionale. Ma diciamo che tro stiamo trovando riscontro anche in attività di servizi eh, che eh, alcune strutture finanziarie vogliono delegare all'esterno, anche perché la nostra struttura può offrire appunto, servizi di gestione patrimoniali, eh, gestioni, eh, scusate, soluzioni di advisory in modo del tutto indipendente. Eh, sul tema legato alla gestione fondi, non ci limitiamo semplicemente ad offrire una gestione di qualità ma stiamo cercando di offrire anche supporti formativi su alcune tematiche a noi particolarmente care. Benissimo, poi avremo occasione di, di parlarne più compiutamente. Il dottor Sanna. Buongiorno a tutti, Antonello Sanna, fondatore con un gruppo di colleghi di Solutions Capital Management, che è un nome infelice, ma per la lunghezza, eh, non per, per il contenuto. Eh, in breve ci chiamiamo per gli amici SCM. Eh, noi siamo un po' un outsider, abbiamo deciso nel 2010, provenendo da reti classiche, di fondare un'azienda un più basata sulla visione anglosassone di questo mestiere, per cui completamente separata dalla produzione. Noi non abbiamo legami né con compagnie di assicurazione né con eh, emittenti in generale. E I servizi diciamo, da, da lettera autorizzativa sono consulenza, gestione di portafoglio e eh, collocamento. In realtà il collocamento facciamo ben poco, nel senso che eh, lavoriamo su fondi pensione o fondi non classici, ma fondi chiusi. Per quanto riguarda la gestione patrimoniale utilizziamo qualsiasi strumento e qui la prima particolarità è che non, non abbiamo la detenzione, quindi ci appoggiamo su piattaforma OBS o su ehm, Leonardo, in questo momento stiamo ragionando anche con Sella per vedere d'aprire. aprire. In pratica il cliente non dà i soldi a noi, quindi... Se pensate a Lande, a Roma o Madoff, è impossibile costruire un percorso in cui eh, si possa in qualche modo toccare i soldi. L'aspetto rilevante di questo modello è che abbiamo un approccio olistico, nel senso che abbiamo fuso assicurazione. E finanza, voi direte lo facciamo tutti, non parliamo di ramo terzo parlo proprio di ram rami danni a copertura del patrimonio, quindi stiamo parlando di long term care, stiamo parlando di rimborso spese mediche, stiamo parlando di ramo primo che nella piramide così, dei, dei bisogni di certezza è diventato quello che era il titolo di Stato ante crisi 2011, quindi lavoriamo molto sull'exfigurativo, un terzo dei nostri ricavi deriva da lì e pensate che il ramo terzo ne abbiamo pochissimo su richiesta del cliente un po' spaventati dalla giurisprudenza degli ultimi anni eh, ancora, rispetto siccome è un tema tra trattato da Sironi nel suo ultimo libro, lo cito, l'allineamento degli interessi con il cliente è con l'eye watermark. Noi come commissione di performance utilizziamo l'eye watermark assoluto. Cosa vuol dire? Che il cliente paga le commissioni di performance, non c'è mai reset di questo patrimonio, ma paga solo in virtù della crescita effettiva dei del suo denaro. In quel momento evidentemente il gestore è proiettato fortemente al risultato, quindi allineiamo gli interessi. Ultimo aspetto importante, siamo quotati a Lime proprio per dare un segnale molto chiaro che la nostra è una public company, ovviamente è un passaggio ambizioso perché poi eh, essere quotati significa essere in borsa, comunicare sul mercato, ma siamo una struttura giovane che sta apprendendo anche a fare questo. Ma il messaggio che volevamo dare è che è un'azienda fatta da un gruppo di operativi che resta anche in mano agli operativi, quindi è un'azienda in qualche modo in cui la filiera è accorciata, non abbiamo un azionista. Che preme sui ricavi, perché questo è un tema centrale nel momento in cui si implementa un modello così, dovete sapere che è difficilissimo perché i ricavi sono molto più bassi, in quanto il cliente sa perfettamente quanto paga, perché lo vede sul conto corrente. E questa trasparenza dei ricavi, che ci ha fatto già, se volete, superare l'angoscia del 3 gennaio 2018, i nostri clienti sanno quanto pagano, era un allenamento fondamentale per implementare il modello. Benissimo. E il dottor Bellingeri, di Aishers. Sì, buongiorno anche da parte mia, Emanuele Bellingeri, eh, sono responsabile di iShares e, de, e dei, diciamo, dei fondi passivi, delle strategie passive per BlackRock eh, qui in Italia. BlackRock è, è uno dei maggiori gestori di passivo al mondo, infatti circa due terzi delle masse detenute pari a circa 4 trillion sono, eh, sono in passivo, questo forse non, eh, non tutti lo sanno. Eh, a livello di eh, private banking eh, come ETF non, non c'è mai stato un utilizzo molto elevato rispetto alla media europea che è circa del 10% all'interno di un portafoglio, quindi ETF all'interno di portafoglio di un cliente, qua in Italia siamo sotto l'1% e sappiamo mol molto bene le ragioni, quindi sono diciamo, ragioni di natura commissionale. Adesso con l'introduzione della MIFID 2 eh, riteniamo che possa aumentare il peso di ETF nel portafoglio, quindi noi siamo pronti... A fornirvi tutta una serie di servizi per farvi conoscere al meglio questi strumenti, benissimo. A questo punto eh, entriamo nel vivo della giornata. Mi sposto per portare il microfono al dottor Caldana, al quale appunto chiederei per iniziare: ehm, cosa cambia? Cosa cambia? Lo sappiamo, ehm, però, vediamo un attimo nel particolare, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza nei confronti del cliente, il mercato target. Cosa, cosa ci può dire? Diciamo che Antonello ha già iniziato un po' a, a introdurre il tema. Ci sono tre temi principali: la trasparenza dei costi, eh, il mercato target e le commissioni, no? che sono i tre temi, i grandi scogli diciamo, che oggi sono alla base delle nostre preoccupazioni giornaliere. La cosa divertente è che parlando con operatori sul mercato, eh, guardando le dichiarazioni, diciamo, tutti noi diciamo che siamo pronti. no? Siamo operativi, tutto è pronto. Credo che invece poi parlando un po' fuori, dietro un po' le quinte, c'è una grande preoccupazione, una grande incognita su quello che sarà il futuro, no? perché eh, quali saranno diciamo, eh, i risultati di, questa, di questo nuovo capodanno 2018. No? E penso che in questo momento vorrei dare un messaggio positivo perché credo che ogni sfida possa portare delle opportunità. E credo che ci sono delle soluzioni tecniche, ci sono degli aspetti, ma credo che Antonello poi sia anche un testimone di come diciamo, l'applicazione di, di questi principi dia dei risultati positivi, dia, sia una situazione di successo, eh, perché esiste, vive, prospera, eh, per cui è importante anche questi, questi, questa comunicazione. Bisogna cambiare i paradigmi, bisogna vedere gli aspetti eh, regolamentari come delle opportunità per riallacciare i rapporti. Eh, di fiducia con il cliente, la trasparenza deve essere vista come una possibilità di comunicare, creare un legame di, di qualità verso il cliente, per cui eh, si dovranno trovare delle soluzioni alternative, però credo che sia inevitabile la comunicazione. Ma la comunicazione porterà comunque un rapporto di fiducia, no? se ben gestito. La questione target market apre delle importanti opportunità perché nel momento in cui io comunque definisco classifico i clienti all'interno dei mercati target posso applicare comunque delle modalità diciamo, di proposta di, di prodotti, di soluzioni più ampia perché lavoro in un, in un concetto organizzato no? per cui definisco quali sono i miei clienti quali professioni a rischio hanno e a questo punto posso andare come fabbrica prodotti a proporre delle soluzioni che sono indirizzate a quella tipologia di clienti e che mi permettono di ridurre anche il rischio che ho per cui è un lavoro fatto a monte, non è più un lavoro one-to-one one del banker verso il cliente, ma è un lavoro che viene fatto one-to-one one con il bank per riportare in una classificazione più generale e poter permettere a chi produce, a chi eroga i, i prodotti, di identificare bene quali sono le fasce di mercato. No? E l'inducement, l'inducement è il tema più, più delicato, ma in realtà eh, perché motivo eh, non difendere un buon prodotto eh, solo perché questo ci parla delle commissioni. No? Se c'è qualità, se ci sono performance, se ci sono soluzioni, perché motivo non, non proporre al cliente. No? Non bisogna avere paura di, di tutti questi aspetti, bisogna semplicemente cercare di far invitare delle opportunità. Per cui non è più l'inducement puro, ma è una retrocessione magari dichiarata al cliente, perché dice guarda, ti ho trovato questo. Ottimo prodotto, che ha delle ottime performance. No? È importante la trasparenza, per cui secondo me non bisogna avere paura della, della MIFID e di queste opportunità che ci, invece, ci, ci offre, no? di, di cambiare un po' i rapporti con i clienti. Ha cioè, accennato al, um, ai prodotti eh, e allora io passerei alla dottoressa Usai parlando appunto di, eh, di prodotti e di un'altra innovazione eh, che porterà Mifid 2, che è quella sulle competenze richieste, richieste ai private banker. Allora le chiedo come asset manager, come avete agito, come vi siete preparati e quale sarà appunto l'offerta eh, anche in ordine ai temi, a dei temi che possano che in qualche modo rispondere alle necessità di competenza nuove. Sì, effettivamente i due capisali diciamo, della, della MIFID sono sicuramente legati all'innalzamento della, della qualità del servizio, della qualità della consulenza e quindi anche all'innalzamento della qualità del consulente stesso. L'altro tema poi è legato alla trasparenza dei costi e anche alla trasparenza informativa. Per quel che riguarda il primo tema, quindi diciamo andare a innalzare la qualità del, del servizio, la qualità della consulenza, sicuramente non si potrà fare a meno di investire in formazione formazione di qualità, formazione qualificata. Ci sarà, secondo noi, un cambio anche in termini di relazione tra eh, asset management e strutture di private banking. Questo perché? Perché probabilmente le strutture di private banking non si serviranno più di eh, società di gestione esterne che offrano solo qualità in termini di prodotti, ma che offrano insieme alla qualità anche diciamo, un percorso formativo su delle tematiche importanti. Con molta probabilità eh, tutto il mondo del private bank e della consulenza finanziaria in generale ha bisogno di temi sempre nuovi e questo lo spiega il fatto che eh, numerosi diciamo, temi, soprattutto i temi legati ai megatrends, abbiano avuto, abbiano riscosso molto successo nel corso degli ultimi anni. Mi riferisco in particolar modo al megatrend legato all'innovazione tecnologica piuttosto che a quello legato eh, all'evoluzione demografica, alla crescita degli emergenti. Un altro megatrend molto importante che è stato un pochettino meno pubblicizzato o meglio, un pochettino meno proposto ai clienti è il megatrend legato appunto agli investimenti socialmente responsabili. Eh, diciamo che a livello di, eh, come posso dire, di propaganda di questo tema mh, negli ultimi anni sono state fatte numerose iniziative, eh, mi riferisco al Forum per la Finanza Sostenibile, piuttosto che a EFPA che recentemente a metà ottobre ha organizzato l'evento annuale a Venezia focalizzandosi proprio sulla sostenibilità degli investimenti. Quindi, è un tema che sicuramente comincia a eh, piacere al mondo della consulenza finanziaria, ma deve piacere anche al, al cliente. Il tema non ha diciamo, ancora decollato rispetto ad altri, ad altri megatrend che citavo prima, proprio perché eh, c'è un po' di confusione sul tema stesso: nel senso che. Alla fine quando si approccia il tema della finanza socialmente responsabile, molti pensano che eh, si approcci un tema legato alla beneficenza, alla filantropia e quindi sappiamo molto bene che molto spesso il cliente vuole fare beneficenza per i fatti suoi, quindi non vuole diciamo, avvalersi di eh, consulenze particolari. In realtà sappiamo benissimo che non è così perché il tema della finanza socialmente responsabile è un tema di investimento che va a produrre performance finanziarie, così come degli investimenti tradizionali. Però allora come fare per scardinare diciamo, questo pregiudizio che c'è verso gli investimenti socialmente responsabili, che tutto sommato rispettano anche criteri di trasparenza? Ma perché rispettano criteri di trasparenza? Perché come eh, molti di voi ben sapranno, eh, le società di asset management che eh, approcciano investimenti di tipo socialmente responsabile tutti gli anni devono compilare un questionario, un questionario di EuroSIF, che diciamo va a dettare delle linee guida molto importanti che si devono, si devono rispettare. Eh, e ovviamente compilando questo, questo questionario, questa serie di domande, c'è una trasparenza immensa, eh, e effettivamente il cliente sa benissimo cosa sta comprando e eh, sa anche valutare la sostenibilità dell'investimento stesso. Perché è anche vero che ognuno di noi ha un concetto di eticità diverso, ha una sensibilità diversa. Quindi andare a capire cosa sta comprando e soprattutto quali temi sta affrontando, penso che sia il massimo della, della trasparenza e anche il massimo del servizio che uno potrebbe, potrebbe poi dare. Sul discorso legato alla, alla, alla formazione spendo ancora eh, un, un minuto se, se ce l'ho a disposizione. A, sì, certamente. Aveva la necessità delle slide, forse in questo punto. Eh, sì, semplicemente vorrei, vorrei far vedere il progetto formativo sul quale la mia, la mia società, Candriam, ha investito veramente tanto tempo e tante risorse. Che è una, un processo, diciamo, una, scusate, una piattaforma digitale formativa sul tema della finanza socialmente responsabile. Um, Candria ha un po' nel DNA questo discorso legato agli investimenti a Abbiamo creato il primo fondo socialmente responsabile vent'anni fa. Um, è stata la lungimiranza di, una, di un nostro uh, capo investimenti che ha creduto moltissimo già da vent'anni fa a questo tema. Eh, lo abbiamo portato avanti e diciamo che il successo di Candriam in, in Europa, ma soprattutto in Italia, è dovuto anche a, a questa, questa tematica che è stata sicuramente caldeggiata molto di più finora dagli istituzionali, dai fondi pensione rispetto al mercato retail. Anche se, eh, come vi dicevo prima, pensiamo che possa essere veramente un ottimo tema da affrontare insieme al cliente per il futuro. Però per scardinare tutti quei pregiudizi che dicevo prima, sicuramente è importante... Le chiedo se può passare all'altro. Secondo, esatto, sì. Volevo farvi vedere semplicemente la pagina di approdo di questa piattaforma digitale formativa. Allora, sostanzialmente è una piattaforma sopra le parti, è stata curata da esponenti del mondo accademico piuttosto che da società accreditate nel mondo della finanza socialmente responsabile. È una piattaforma sopra le parti, nel senso che non si parla di prodotti né prodotti di Candela né prodotti di altre, di altre società. Semplicemente è un percorso formativo, pure e semplice, aperto a tutti consulenti e clienti privati, indipendentemente dalla relazione che c'è con Candria. Eh, ci tengo a precisare che eh, la piattaforma è divisa in diverse sezioni, la sezione diciamo quella formativa è la sezione dedicata appunto ai corsi. All'interno sono, sono caricati dei moduli, ogni modulo affronta una tematica particolare legata appunto agli investimenti socialmente responsabili, eh, il primo modulo affronta tematiche legate, per esempio, alla terminologia. Molti fanno confusione no, tra ciò che è un investimento SRA, un investimento etico, carbon footprint, eccetera, eccetera. Eh, poi c'è un secondo modulo molto importante che affronta le tematiche come valutare un investimento SRA, cioè come valutare la sostenibilità di un investimento stesso. C'è un terzo modulo che penso che sia un modulo importantissimo perché va a affrontare un po' tutti i criteri SRI. Sapete che eh, fino a qualche tempo fa si parlava di finanza socialmente responsabile come di finanza etica, appunto, e stop: finanza etica che si basa principalmente sui criteri dell'esclusione, quindi escludo a priori dei settori che non sono socialmente responsabili. In realtà non è più così, nel senso che alla fine la finanza socialmente responsabile ha tantissimi criteri di selezione e se andate ad affrontare il terzo modulo potete appunto capire un po' meglio. Il quarto modulo, poi, è legato ad andare a scardinare il principio della non performance finanziaria degli investimenti socialmente responsabili. Eh, insomma vi chiedo, di, se, se, se siete interessati al tema, di affrontare questo, questo modulo perché insomma vi darà sicuramente degli spunti interessanti da spendere con, con il cliente stesso. Ovviamente tutta questa formazione è una formazione eh, accreditata perché è stata è curata appunto da università piuttosto che da società esterne accreditate nel mondo SRI, eh, ma ehm, abbiamo richiesto recentemente l'accreditamento EFPA ai fini dei mantenimenti delle certificazioni. Dovrebbero farci sapere appunto, dovrebbero darci un riscontro nel, nel più breve tempo possibile, probabilmente nel giro di una settimana dovremmo appunto avere questa, eh, questo accreditamento, incrocio le dita. Benissimo, lo ringraziamo. Io a questo punto sarei interessato a sapere eh, qualcosa dal dottor Gianferrara perché eh, effettivamente, a mio almeno modo di vedere, gode di un vantaggio che è un punto di osservazione piuttosto privilegiato perché fa parte di un gruppo globale che qualcosa come MiFID l'ha già vissuto un po' a macchia di Leopardo in giro per il mondo e quindi le chiedo cosa vi state aspettando e cosa dobbiamo aspettarci. Eh, in effetti allora eh, a livello del private banking eh, essenzialmente ci aspettiamo per il momento che in Italia ritroveremo due features che abbiamo già visto nei paesi che hanno vissuto MiFID in modo approfondito. E il primo è un consolidamento a livello del mercato e il secondo punto è un'espansione delle gestioni patrimoniali. Quindi eh, torniamo su ciascuno di essi e vediamo un po' in dettaglio di cosa stiamo parlando. Allora, il primo punto è per quanto riguarda il consolidamento, eh, avete trovato sulla vostra sedia il, la rivista Private eh, e non, 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 non ho nessun legame con la rivista private. Però mm. quando guardate l'editoriale in prima pagina si parla di una cosa: ed è eh, la discesa delle Quindi il return over asset del mondo del private banking, quindi a livello internazionale eh, scende al di sotto degli 80 basis point, a livello italiano penso che siamo intorno ai 75 oggi come eh, return over asset. Allora, quello che ci aspettiamo è una compressione dell'ROA che eh, sarà causata da due fenomeni concomitanti, da una parte l'aumento dei costi e, e dall'altra la discesa invece dei ricavi. Perché l'aumento dei costi? Allora, eh, dobbiamo eh, avere un'attenzione particolare con MIFID 2 all'adeguatezza. Quindi, abbiamo parlato prima il, il dottor Caldana del, della product governance. Quindi, ogni prodotto viene destinato a una certa categoria di clienti. Anche in materia di adeguatezza cliente, dovremmo stare più attenti alla soglia di sopportazione, del, di tolleranza dei rischi da parte del cliente. In qualche modo tutto quello che noi proponiamo ad un cliente dobbiamo essere capaci di formalizzare ad ogni momento perché lo stiamo proponendo a quel cliente, andare a calcolare una bilancia tra i costi e i benefici se l'operazione che stiamo proponendo al cliente è interessante per lui e non solo, ma anche negli strumenti finanziari che andiamo a proporre al cliente dobbiamo essere capaci di formalizzare per iscritto perché stiamo proponendo quel prodotto in quel momento e perché in un momento successivo non lo proporremo più? Quindi vedete con questo semplice esempio: vedete come eh, la formalizzazione diventa molto più importante, il formalismo diventa eh, estremo. Quindi ci sono degli sviluppi informatici da fare a livello delle banche, a livello degli attori economici per essere capaci di restituire questo formalismo. Chi dice sviluppi informatici, lo avete già capito, vuol dire costi. Quindi questo c'è chiaramente un aumento dei costi da questo punto di vista. Secondo esempio che vi do è la ricerca. Allora, con Mifid 2 si parla di unbundling, quindi la separazione tra il costo dell'execution e il costo della ricerca. Tipicamente nelle gestioni patrimoniali, eh, prima nel mondo ante Mifid 2 eh, il cliente pagava dei costi di execution eh, per tutte le transazioni che avvenivano nel suo portafoglio. Una parte di questi costi servivano a remunerare la vera execution del broker ma una parte serviva anche a remunerare la ricerca che il broker dava poi alla società di gestione. Questo quindi era un bundling dei due. Ora, BFIT2 quello che richiede è che ci sia un unbundling, quindi una trasparenza rispetto a quello che è il costo dell'execution e quello che è il costo della ricerca. Sempre di più, e noi non facciamo eccezione. Gli attori economici, che sia in Italia ma anche prima dell'Italia è successo all'estero e succede ancora. Molti asset manager si stanno già pronunciando per dire che prendono a loro carico i costi della ricerca, il che vorrà dire buona notizia per i clienti: i costi dell'execution scenderanno perché remunereranno soltanto eh, l'execution. Questo vuol dire però anche un aumento dei costi per l'attore economico. Quindi questo è un secondo esempio per dirvi come tanti piccoli fattori concomitanti faranno sì che i costi eh, nell'erogare consulenza oppure nel gestire le gestioni patrimoniali saranno più elevati. Rispetto ai margini, quello che ci aspettiamo è una pressione sui margini perché chi dice trasparenza dei costi vuol dire quindi che il cliente saprà esattamente quanto costa che cosa e quindi ci sarà diciamo, un'attenzione un particolare che sarà posta rispetto ai margini che ogni attore economico deriva da questo. Quindi l'abbiamo già visto negli altri paesi, c'è una compressione del return over asset, non tutti saranno capaci di sostenere questa compressione e quindi ci è un consolidamento è molto probabile. Vi ho parlato di un secondo fenomeno che è quello di una probabile espansione delle gestioni patrimoniali. Allora, Questo è interessante perché di fatto eh, tanto in Olanda che nel Regno Unito i due paesi avevano scommesso sulla consulenza finanziaria a fondo. Quindi dicevano a MIFID 2 eh, sarà l'occasione, o MIFID 1 perché non era ancora entrata in vigore nel loro paese, però sapete che certe legislazioni... Eh, hanno anticipato eh, le, le direttive di MIFID 2, almeno certune di esse, e quindi hanno fatto prova diciamo, di eh, una particolare etica eh, a questo riguardo. Avevano scommesso sulla consulenza finanziaria perché, capite, trasparenza, adeguatezza, tutto questo rima con consulenza finanziaria. Quindi pensavano che la consulenza finanziaria sarebbe stata la porta di uscita rispetto a questo, la, la soluzione ideale. La consulenza finanziaria è sicuramente molto interessante, il problema è il cost to serve, cioè nel senso che erogare consulenza finanziaria dopo gennaio ci risulterà a tutti molto più complicato e molto più oneroso in termini di tempo e in termini di costi. Quindi è interessante notare che in questi due paesi... Laddove gli attori economici andavano per una, eh, dare un ruolo in, molto importante alla consulenza finanziaria, alla fin fine sono le gestioni patrimoniali che sono uscite vincenti nel duello, perché le gestioni patrimoniali permettono di rispettare completamente la MIFID, ma, ma di farlo in modo molto più industrializzato e quindi con dei costi molto inferiori.